Roda. E buon pomeriggio, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Avete ascoltato la sigla di Indifferenti, quindi deduco che il gruppo che abbiamo ospite oggi in studio me lo sia accalappiato io e non Metro Rock, quindi il Branco è ospite di Indifferenti. Ciao a tutti, siamo contentissimi di essere ospiti di Indifferenti, ce ne andiamo a dire che è Indifferenti. Siatelo pure se volete. Esatto. Io lascio a voi le presentazioni individuali. Va bene, io faccio quella di Leo. Io mi chiamo Francesco Gambini, scrivo i testi del Branco e suono le tastiere. Io mi chiamo Leonardo Pressi, oddio, io mi chiamo Leonardo Pressi e allora, aspetta, ok, allora suono la batteria con il Branco, però in realtà suono tantissimi strumenti, la batteria è l'ultimo strumento al quale ho approcciato e a tempo perso faccio pure i cori e li faccio anche bene. Ciao a tutti, io sono il batterista del Branco. Salve, sono Nicola Pressi e mi tocco un po' la barba perché sto più comodo e sono voce, musica e bellezza del Branco, ci tengo a dirlo. Ciao, sono Franchino! Sono dei bugiardi, comunque! Sì, infatti. Visto che noi abbiamo capito come entra la puntata, sarà una puntata un po' matta, cominciamo subito perché io sono curiosa di sapere come vi siete conosciuti, come è nato il Branco e come avete messo in piedi questo progetto? Allora, io che sono Leonardo Pressi lascio la parola a Nicola Pressi, perché Leonardo Pressi è l'ultimo arrivato del Branco, è una stupidaccia. Vabbè, il Branco nasce 7 anni fa ormai. E, quando facciamo l'università a Siena io e Francesco. Io sono Nicola Pressi adesso. E, in realtà ci siamo conosciuti 7 anni fa appunto all'università, ma nessuno dei due aveva capito che il nostro futuro sarebbe stato fare una band insieme. E ci abbiamo messo un bel po', circa 5 anni e qualcosina, nel mentre abbiamo suonicchiato insieme, ma facevamo altro. E poi c'è stato un impeto da parte di Francesco di scrittura, beh, l'impeto ce l'ha da quando è nato, però diciamo di passare i suoi testi a me e io l'ho preso come un momento di salvezza da un mio momento bruttissimo di depressione derivato anche dalla musica. E da quel momento di salvezza abbiamo deciso di aggrapparci a questa fonte di salvezza da 2 anni a questa parte. E la fonte è diventata ancora più grande, ancora più copiosa da quando è arrivato Leonardo, che è venuto 3 mesi dopo, più o meno. Era un periodo in cui io e Francesco suonavamo in duo acustico, ma già avevamo capito che non c'avevamo voglia di suonare in duo acustico. E cercavamo un batterista, però un batterista non un batterista, cercavamo una persona che sposasse la causa. E nel mentre io, conoscendo Leonardo, dato che è mio cugino, ma di solito con i cugini la confidenza è alta, e cioè tipo non ho mai fatto un pranzo di Natale con Leonardo, ecco, però siamo cugini e credo no. Cugini alla lontanissima. Alla lontanissima, okay. Diciamo, sì, condividiamo, sì, il cognome. Nonostante questo, Pressi entrambi. Esatto, sì, sì. E abbiamo deciso che Leonardo ha deciso fondamentalmente di fare batterista con noi, Franco. Esatto, esatto. E da lì è stata un'escalation perché adesso è praticamente insostituibile. Componente fisso. Esatto, esatto. Ma ormai non è nemmeno un componente fisso, cioè siamo in 3, punto. Ti maltrattano, tutto a posto? Sì, tutto qua. È il peggiore, non scherziamo, è il peggiore. Atti di nonnismo, tutto qua. Impuri. Visto che dal vostro nome si vede che comunque siete un gruppo coeso, perché siete il Branco, mo, lungi da me farvi sciogliere oggi, però ho una domandina per voi, sì, per testare un po' il vostro essere uniti. Sì. Ci puoi giurare. Pregi e difetti l'uno dell'altro. Ce lo siamo detti ieri, vai, bello. Mamma mia. Voi siete pronti, vai. No, dell'uno e dell'altro? No, io non posso. Chi è chi? Dai. Ah, personali, ognuno il suo? Oh, no, ognuno sceglie una persona. Prego, no, se voi li sapete, tu l'hai detto ieri. Io non li so. Allora, Leo... Non li so proprio. Ah, parti da Leo, bastardo. Leo, difetto. Difetto è ipocondriaco. In effetti sì, dai, è un po' poco. No, giusto. Pregio professionale. Pregio che non molla mai. Io non ho mai visto Leo mollare. Mi piace. Scusa, li posso fare di Nicola Pressi? Almeno Leo poi è obbligato. Dai.
Nicola Pressi come difetto. Uno dei 100. Cazzo, è difficilissimo perché forse il allocare in modo più allineato le energie ai momenti. Mm. Se proprio devo dire un difetto, questo disallineamento, ma ormai impercettibile. È stato buonissimo, Franco, ragazzi. Il pregio è che è essenziale. Quindi è essenziale. Non, basta. Mi sembra ottimo. Franco, vai, Lea. Franco, io dico un difetto e tu dici un pregio. Dai. Il difetto di Franco. Non mi guardare. Il difetto di Franco. Perché si sente... È il lavoro che fa. Esatto. È il lavoro che fa. Esatto, il difetto. Che gli toglie troppa vita. Troppa sì, vita. Sì. Mettiamolo così, va. Perché? Perché? No, sì, sì, no. Non sono... possiamo saperlo, no, sì, no, ci ma fa non potete male. Fare così. E poi io sento il pregio, scusa, ma che c'è? Il pregio di Franco è un pregio che lui conosce molto bene, perché ieri gliel'ho spiegato veramente bene, ho fatto una filippica su questo pregio. È il vedere sempre, costantemente le cose da un altro punto di vista. Soprattutto a livello organizzativo, gestionale, insomma. Quando fai parte di una band e quando decidi di sposare la causa band, devi essere nel bene e nel male imprenditore di quello che sei, di quello che fai. E Francesco, da questo punto di vista, è quello che lo sa fare meglio di tutti, ma non perché sia nato imprenditore, ma perché c'ha quel modo di vedere, quel punto di vista che lì per lì sembra strano e comunicato con violenza, ma in realtà se ci pensi dopo dici... cavolo, ci è arrivato 2 mesi prima di me. E quindi questo è il pregio di Francesco, secondo me, uno dei tanti. È lo spirito imprenditoriale. Vado a piangere di là. Sì, però lo spirito imprenditoriale è bruttissimo, lo spirito imprenditoriale. Diciamo che il punto di vista è diverso, però si traduce in spirito imprenditoriale per questo, certo. Ma perché ho le cuffie e posso... Esatto, infatti. Come okay. Li trovi meglio? Sono molto meglio così. Va bene. Sono più intimo. È da poco uscito il vostro album Non fate caso al sorriso, e prima di parlarne voglio subito far ascoltare un brano tratto dal disco ai nostri ascoltatori. Io direi di far ascoltare Scomodi, la prima traccia. Quindi ascoltiamo Scomodi da Non fate caso al sorriso del Branco e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Vi tengo al fate, suicidi controllati, le nostre esistenze senza scampi. Alla fine dei vostri sporchi conti tornano sempre a torturarci santi, tornano sempre a torturarci santi. Facce sformate dall'eco dei suoni, viziate da occhiaie e monoastrazioni. L'omertà delle botte, il saio dell'ergastolo, la pornografia emotiva. La pornografia emotiva del perdono. Le illusioni, la prostata del cuore, l'apocalisse, le vie urinarie, le discordie, le rivolte, gli alibi delle vesciche contratte. Com'è scomodo da qui, com'è scomodo, dove ci si abitua a morire. È troppo scomodo da qui, è troppo scomodo. Ci si abitua. L'eterno confondersi di aliti ingordi, i liquidi immobili, lo scambio di corpi, i nervi irrequieti dei primi eccessi, il fosforo graffia gli ultimi sbagli, il fosforo graffia gli ultimi sbagli. Le illusioni, la prostata del cuore, la bocca lì. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Mentre loro provano, io vi dico che abbiamo appena ascoltato Scomodi, prima traccia tratta dal disco del Branco che si chiama Non fate caso al sorriso.
Quindi mentre Carlo, che nel frattempo è entrato, si prepara per fare il video, mentre pure loro si preparano, io faccio una domanda a volo, come si dice qua. Perché questo titolo? So che l'avete scelto molto prima di far uscire il disco. Vero. Vero. Perché questo titolo? Vado io. E poi voi sapete anche la connessione, la connessione con la copertina. No, allora no, è più giusto che lo dica tu. così. Ah, facciamo che iniziamo, non c'è mai una regola. Allora, il Non fate caso al sorriso titolo, a livello concettuale, che poi è un filo conduttore per noi costante del disco, è l'applicazione di questa ambiguità tra Non fate caso al sorriso, che è un'ammonizione, tipo Non fate caso al sorriso, ve l'ho appena detto, oppure come un consiglio, quindi una cosa che anticipa il momento e quindi non è a posteriori ma viene prima, e è Non fate caso al sorriso, quindi mi raccomando, cioè gestitela così in futuro. È un invito. Esatto, e questa cosa fa un po' parte del nostro disco, è questo darti gli strumenti ma non la soluzione, quindi ce l'hai davanti alla faccia perché non ci ho messo sovrastrutture, ma tu la devi prendere la decisione, non ti so da niente se non la possibilità di verità. Questa è un po' la cosa che c'è dietro. Okay. E contestualizzata nella copertina, forse Nico fai prima tu. Diciamo che, esatto, allora, la copertina, quella del disco, non è la copertina che all'inizio avevamo deciso di inserire, e il Non fate caso al sorriso era relativo a un'altra foto che c'è stata scattata 5, 6 o 7 anni fa, insomma, sempre a Siena. Una foto in cui ci siamo io e Francesco, in cui sarebbe stato inserito anche Leo, con l'ausilio di una photoshoppata, però giustamente serviva il momento. In cui io stavo, mi ricordo, a destra della foto, tagliato, no, una foto brutta pure, insomma, tagliato di naso, che guardavo lontano, della serie Già so. E Francesco invece stava al centro, illuminato da una luce completamente sbagliata, che faceva anche il riflesso nella fotocamera, e con una faccia stranissima e con un leggerissimo accenno al sorriso. E quello è stato, diciamo, ufficializzato come momento in cui ci siamo guardati io e Francesco, abbiamo detto: ah, ok, si può fare. È nato il branco filosoficamente, poi 5 anni dopo abbiamo fatto le prove. Però abbiamo felicemente e orgogliosamente delegato la copertina a due artisti bravissimi, che sono Cristiano Carotti e Desiderio, che corrispondono insieme a Versus, che è un collettivo, che ci hanno fatto il video, foto, eccetera, eccetera, e la copertina. E diciamo che la loro interpretazione di Non fate caso al sorriso è stata perfetta, impeccabile e secondo me stupenda, perché è giusto pure che chi fa l'artista visivo ci abbia quelle precedenze rispetto a chi suona, fondamentalmente, rispetto a me che non ho tale idea di come si possa fare un quadro, una cosa del genere. Siete questa pronti qua per i live? Sì, fammi capire qua. Cosa ci fate ascoltare come primo brano? Facciamo Augurarsi un addio. Pronti? Nei silenzi è facile fraintendersi, la cecità magnifica i gesti, l'infinità dei lapsus freudiani, tempo in passo ad ergastolani, curami speranze febbricitanti, passaggi segreti nei luoghi comuni, è sufficiente non respirare. Basterà provarci per ore. Solo chi è inseguito. Ah! Era brutta, vero? Sì, un era po' sì. Scusate, ragazzi, sono svegliato pochissimo. Solo chi è inseguito ha una
pistola in mano. Decidere dove mirare fa schifo. Decidere dove mirare fa schifo. Solo chi è inseguito ha una pistola in mano. Decidere dove mirare fa schifo. Decidere dove mirare fa schifo. Sei disciplinati, intenti a scappare, alimentano viziose volontà. Soffoco l'istinto di capire il finale, orchestrando violini e veleni. Non sopravviverà l'abitudine, mancherà aria alle ali. Uscire da qualsiasi cosa, sorridere quando qualcuno ci ferma. Solo chi è inseguito ha una pistola in mano. Decidere dove mirare fa schifo. Decidere dove mirare fa schifo. E solo chi è inseguito ha una pistola in mano. Decidere dove mirare fa schifo. Decidere dove mirare fa schifo. Vai Franco! Grazie. Io li adoro già. Ve lo dico. Grazie, diccelo, diccelo. Abbiamo avuto anche l'occasione di mettere un ritornello nuovo. Bello. No, perché non l'avevo presa bene. Allora ho detto, continuo così, no, sbaglio. Non ci ho fatto manco caso. No, no, non c'è caso. No, per me potete fare sempre. Mi sono ripreso bene, dai. Ah, oh, sennò non lo sai neanche. Ma che scherzi, poteva pure sembrare che lì per lì l'hai presa male. Invece è così, no. Grazie. Io voglio ricordare che noi, oltre ad essere in diretta sul sito www.radiobaiano.it, siamo anche in diretta su Facebook, diretta solo audio. Quindi, se volete, potete commentarci lì sotto, oppure potete mandarci un messaggio sul nostro numero WhatsApp 344-2749-695 per fare qualche domanda ai nostri ospiti o semplicemente fare tanti complimenti perché se lo meritano. Detto questo, grazie, brava. Vedi come conosciuta oggi, non stavamo d'accordo. Gratis, ragazzi. Maria Grazia Dizione ci dice: presente, wow, live Roma vi ascolta. Grazie mille. Grazie. Un piacere, grazie. Veramente un piacere. La dolce senti il lievito, va, la dolcezza del lievito. È una nostra grandissima fan, amica. Ormai noi le vogliamo bene, insomma, ecco, siamo molto affezionati a lei e lei è molto affezionata a noi. Bene. Grazie. Grazie. Intanto parlo con chi scrive i testi, quindi parlo con te. Aia. Carissima. Dipende Franci. Quale hai scelto. Magari c'ho quella fortuna là. No, io faccio una domanda generale, non ti voglio mettere in difficoltà. No, io faccio una domanda generale. Voglio un po' sapere se c'è nei testi un po' un filo conduttore che lega il primo all'ultimo. Della tracklist di questo disco rispetto all'EP? Di questo di disco, questo poi, disco. Poi dell'EP parliamo dopo. Sì, c'è un'evoluzione chiaramente, essendoci un filo conduttore in tutti i testi, anche quando abbiamo costruito la tracklist, chiaramente ha provato a dare gli strumenti in modo giusto per capire un po' quello che c'è dietro. Proprio per questo motivo finisce con canzone, perché è canzone e facciamo quello fondamentalmente, quindi uno poi si dà tanti ruoli, ma in realtà chi sceglie questo e tutti i sacrifici che sceglie a priori per fare questo fa le canzoni,
E quindi noi facciamo le canzoni e ce la dedichiamo come preghiera per noi. Quindi non è nemmeno casuale la scelta di Scomodi all'inizio, è un po' un vostro manifesto Scomodi. Sì, per me sì, poi non so per gli altri. Perché arriva così all'ascoltatore, io l'ho ascoltato e mi è arrivata così, mm-hmm. Quindi cerco conferma nei vostri volti. Magari, questo poi è personale, ci sono dei pezzi che secondo me, cioè no secondo me, che ci rappresentano più di Scomodi, non che Scomodi non ci rappresenti. C'è De Profundis, che secondo me è uno dei testi più belli che abbiamo mai cantato. È vero. È bello, cioè insomma è un pezzo compiuto, che ha un inizio e una fine. E io lo interpreto come una preghiera, sia quando l'ho scritto, sia quando lo devo interpretare dal vivo. E ce ne sono altri, c'è il singolo, il nostro singolo che è Via Buoncompagni, che è il riassunto di come è nato il branco, di tutti gli inizi del contesto socio-geografico in cui stavamo. Ce ne sono tantissimi davvero, però anche Scomodi, la parola vale, insomma il titolo vale il prezzo del biglietto, perché in realtà la maggior parte del nostro tempo è scomodo, siamo scomodissimi, però nonostante questo ci siamo. Ok. Mai stato più d'accordo. Okay. Prima di questo disco c'è stato un EP. Io voglio sapere da quell'EP cosa avete mantenuto e invece cosa avete modificato. Generica, a tutti te lo dobbiamo dire, una versione unica. Allora, chi vuole rispondere, risponde. Abbiamo mantenuto tutti i vecchi lavori, insomma. Sì, esatto. Le nostre vite sono le stesse, se non peggiorate come gestione, diciamo, della vita personale di ognuno di noi. I suoni sono cambiati, sì, no? Sì. Diciamo che c'è stata un'evoluzione sonora importante. Sì. Non tanto di testo, perché i testi le canzoni scritte per l'EP e scritte per il disco, il 90% delle canzoni sono contemporanee, sono state concepite nello stesso periodo, nello stesso arco di tempo. Nello stesso modo. Sì, esatto. E l'evoluzione sonora c'è stata, perché l'EP è stato volutamente autoprodotto e in tra virgolette versione lo-fi. E, abbiamo registrato veramente dentro la nostra taverna, perché lo volevamo fare, voleva essere un pezzo nostro. Invece l'album è stato, insomma, c'era uno staff di persone che ha partecipato, e ovviamente c'è stato più tempo, c'è stata molta più ricerca sonora e molta più volontà di identità, sia a livello sonoro che ovviamente compositivo e quant'altro. Quindi diciamo che abbiamo acquistato questo, più maturità. È rimasta la verità, è quello. Quello non si dovrebbe perdere nemmeno 0,001%, insomma. Esatto. Sì. Vogliamo ricordare un po' chi vi ha aiutato a registrare il disco? A registrare, a produrre, sì. Tutto il resto. Cioè tutto lo staffs. Allora, il co-produttore del disco è Leonardo Luciani, che è un nostro carissimo amico e è un bravissimo professionista nella musica, che per il primo EP ci ha fatto il mixaggio e il mastering, e per questa volta ci ha fatto arrangiamento e coproduzione. Il disco è stato prodotto esecutivamente, registrato, mixato da LDM. Il mastering l'abbiamo fatto lontani da qui. Non ricordo di, ma comunque è tutto gestito e veicolato da Santa LDM. Santa LDM, e ne abbiamo anche la nostra santa protettrice che è sempre con noi, sia fisicamente quando non può, cioè in tutti gli altri modi, che è Sofia Bucci, che salutiamo, che è qui fuori. Ciao Sofia. Ciao. Sofia. Poi c'è la collaborazione con Versus, che ha fatto tutta la parte, diciamo, grafica. Ricordo. Ci stiamo noi tre comunque. E poi, grazie a noi, grazie. Grazie Leo. Grazie ai nostri genitori, insomma, che ci hanno partorito. Io direi di prenderci un'altra pausa, prendere una bella boccata d'aria. Sì. Ascoltiamo uno dei pezzi più belli di questo disco, di Non fate caso al sorriso, del branco, per me ovviamente, che è De Profundis. Ve la faccio ascoltare, fatemi sapere che ne pensate. Quindi De Profundis, del branco, ovviamente. Ci ascoltiamo fra poco su www.radiobaiano.it ad indifferenti. Thank you.
Ben arrivati, il mattatoio dell'umanità. A cielo aperto tra bruciori e divinità. Danze di corpi irrequieti e inanimati, cuori razionali che vorrebbero fermarsi. Questa profondità non vale il prezzo di affogarci dentro. Questa profondità non vale il prezzo di affogarci dentro. Ben arrivati nel mattatoio dell'umanità. Olocausto quotidiano delle volontà. Le nevrosi strozzano gli atti d'amore, le pretese giurassiche si estinguono. Siamo tornati, siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Siamo ad Indifferenti, io sono Francesca, dietro di me c'è Carlo, sono insieme al Branco. Però è vero. Però
io dico la verità. Fate caso al sorriso. Esatto. Vedi, io come i miei amici il Branco, anche io dico la verità. Esatto. E a noi ci piace questa cosa, sai. E per capirti bisogna andare un pochino oltre, perché lui è veramente dietro di te. Esatto. Sta facendo il suo lavoro. Esatto. L'ambiguità è loro, non è nostra. Giusto? Ma come mi piacciono questi ragazzi. Abbiamo ascoltato De Profundis. Penultima traccia. Sta informatissima, cavolo. Penultima traccia di Non fate caso al sorriso, il loro primo disco, diciamo. Giusto. Così. Esatto. Io vorrei ascoltare qualche altra cosa, live, se volete. Facciamo live. Va bene, scegliete, cazzo. Sei pronto? Io chiedo sempre a te, sei pronto? Sì, è perché io devo scegliere facciamo canzone? Facciamo canzone? Okay. Allora, se facciamo canzone, facciamo così. Franco, la presenti canzone? Cioè, la vuoi presentare canzone? No, fallo tu, scegli canzone, no, Dano, scusa. Abbiamo scelto canzone perché è uno dei pezzi secondo noi più significativi, perché parla esattamente della realtà di chi fa musica, di chi comunica qualcosa in generale, e delle speranze, quelle sia tacite, quelle nascoste, che quelle reali, insomma. E averlo riassunto tutto in un pezzo è stato un lavorone. E niente, insomma, Francesco ha dato una bella manina, perché le parole hanno il loro giusto tempo. Ci sono felice. Sì. Siamo davvero stanchi delle stelle decadenti, di compromessi e fari spenti senza schianti. Siamo davvero stanchi delle preghiere, dei pianti e gli abusi di potere. Davvero stanchi delle vittorie che perdiamo con stile, dei poeti che fanno a morire nelle loro macerie. Siamo davvero stanchi dell'aiuto a dormire, dei maia, delle avventure. Una canzone, un sogno di santi tiepidi, ci salva chi ci parla, chi ci ascolterà. Chi scrive una canzone, un sogno di santi tiepidi, ci salva chi ci parla, chi ci ascolterà. Chi scrive una canzone, un sogno di santi tiepidi, ci salva chi ci parla, chi ci ascolterà. Chi scrive una canzone, un sogno di santi tiepidi, ci salva chi ci parla, chi ci ascolterà. Ci si arruola la droga, la carriera, ci si abitua all'ultima fila, a saltare la cena, la statistica che condanna ad omicidio domenica. Ci si aggrappa le sagome da collare, ci si affeziona alle tragedie, ai giorni di ferie, alle storie dell'orrore, ai brindisi, alle magie nere. Scrive una canzone, un sogno di santità, chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà. Scrive una canzone, un sogno di santità, chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà. Scrive una canzone, un sogno di santità, chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà. Scrive una canzone, un sogno di santità, chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà. Oh.
bisogno di santità. Chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà? Che scriva una canzone, un sogno di santità. Chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà? Che scriva una canzone, un sogno di santità. Chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà? Chi scrive una canzone, un sogno di santità, chi ci salva, chi ci parla, chi ci ascolterà. Grazie. Io sto sempre in tuo via, Carlo, per applaudire. Non ce la facevo più, stavo, dovevo applaudire. Grazie. Perché questa è la mia canzone preferita del disco. Loro ovviamente non la sapevano, non lo sapevano, però è stato un regalo quello che mi avete fatto, quindi thank you. Grazie, grazie, grazie. A te, anzi, prego. Thank you in inglese significa grazie. Prego. You're welcome. You're welcome. Bravo. Uè, uè. Durante la registrazione di questo disco, qual è stato il momento più difficile e quale invece quello più soddisfacente? Più difficile è tutto quello che non è stato il momento in cui abbiamo veramente fatto il disco. Più soddisfacente i 3 giorni in cui abbiamo fatto il disco, almeno per me. Sì. Perché poi l'anima, il 90% del disco è venuto fuori in 3 giorni. Sì, ovviamente sì, sì. Venivamo da tutto quello che noi ci mettiamo da parte nella cartella creatività, dove c'è un processo distaccato da quello del branco, ma proprio una fase creativa, e poi c'è tutto il mondo degli addetti ai lavori che non controlliamo, non vogliamo controllare, non ci interessa. Quei 3 giorni per me è più soddisfacente, no? Sì. Per me è un altro momento di soddisfazione, è stato l'arrivo del master. Bello. Perché uno è stato un ottimo master obiettivamente, e due perché finalmente cioè è arrivata, era chiuso perché è un parto di 10 bambini il disco. Quindi è stato la fine, il momento più soddisfacente è stato la fine. C'è un figlio preferito? Per me è tostissimo, io forse... No, io per me no. Io ho solo una, ne potrei dire, la mia preferita, che auguri per il fatto che è stato per me un regalo, e quindi è la mia preferita perché è un regalo, cavolo, è il suo regalo, quindi... Sì, è l'unico pezzo che non ha scritto Francesco, insomma, il cui testo non ha scritto, sbaglio sempre questa cosa, il cui testo... sta scritto qualche parte. Sì, sì, in realtà... No, non c'è, perché io sono sempre... Sto un po' esaurito, nel senso che il pezzo più bello è quello che ancora deve venire. E quindi questi sono 10 pezzi. Belli, partoriti bene, faticati, ma non ce n'è uno che secondo me merita più degli altri, perché... Tutti i primogeniti. Esatto, beh. Contemporanei, sì, gemelloni. Sì. Vabbè, lui parla poco, però dice sempre la cosa giusta al momento giusto. È veramente essenziale. Me ne sono accorta perché adesso. Che non l'hai mai visto live. Sintetico. Cioè, noi tutto. Lui eravamo dono della sintesi. Morti. Persi. La sintesi. Morti. La sintassi. Sì, anche magari. Sintesi e la sintassi. È bello anche la sintassi. Su YouTube c'è il vostro primo video, che è Via Buoncompagni. È un po' la vostra via Paolo Fabbri 43? Che hai tirato. Sì, dai, sì. Tutti i dovuti accostamenti. Guccini l'ha scritta perché lì ci abitava, insomma, e lì c'era cresciuto. Noi non ci siamo cresciuti dall'infanzia, ma perché ci siamo cresciuti da... Il branco è nato. Esatto, il branco è la capanna del branco. Esatto. Quindi, quella è la capanna del branco. Poi dopo si è comprato una casa, una villetta a schiera, c'è un giardino, la piscina, c'era pure 3-4 mutui aperti. Ah sì? Però quella... Sì, sì. Da quando? sono tutto passo. Però quella è effettivamente la nostra culla. Lì, le prime prove, i primi momenti, le scelte. E il video? Chi l'ha realizzato? Sempre i ragazzi di Versus. E che sono un'altra estensione della nostra famiglia, perché in realtà soprattutto con uno di loro siamo fratelli, tutti e tre, e è stato girato in quella zona fondamentalmente, volutamente in quella zona. I posti in cui non è stato girato sono dei boschi. Sono un po' 3 storie parallele, no? Sì. Il cattivo non so se si è capito, ma è Leonardo. È lui che è molto velata la cosa. Sì.
mi fa veramente torcere il collo da quella e ti fa rapire gli alieni. Esatto. Cioè, Francesco è l'esaurito, io sono l'allucinato e Leonardo è il cattivo. Il cattivo che gioca col pitone. Esatto. Tu sei un po' il tipo della Stranger Things della situazione. Esatto. sì. Siamo tutti innamorati di quella serie, quindi. Non so se hai visto il font della grafica. Però peso come tutti i quattro bambini insieme. E c'ho la loro bici. Visto che ne abbiamo parlato. La loro insieme. Visto che ne abbiamo parlato, ascoltiamoci questa Via Buoncompagni. Ascoltiamocela. Noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con il Branco. La strega del campo. Via del campo. Sul mio letto color deteriorato, assumo solo sconosciute a tempo determinato. Garantisco mio contatto di apprendistato, è una truffa figlia di un ventricolo malato. Sono solo in un ritaglio di secondo piano, il coraggio intrappolato tra milza e divano. Gli scaffali tutti pieni di antinibitori, la misericordia solo per chi aspetta fuori. Per chi aspetta fuori. Non è facile volersi bene, se il gonfiore resiste, se ti apro le gambe, se non dormo la notte. Se mi ingrassano le ansie, se ritarda le promesse, se ti ometto le galere, se non voglio parlare, se non voglio parlare, se non voglio parlare. Un ritaglio di secondo piano, sguardo fisso nel vuoto come succede in metro. Spiglia cuori sulle bambole voodoo senza rancori, la misericordia solo per chi aspetta fuori. Caramelle per le ernie, cortisone per sognare, rimpianti e salse in frigorifero a marcire in subaffitto. Tra le mie parabole sul male, i buoni propositi tra i cuscini da lavare. Non è facile potersi amare, se non posso giocare, se la gola è senza cure, se mi svuoti di parole. Se non brilli più del sole, se riesci a barare, se mi vuoi rivedere. Se non voglio parlare, se non voglio parlare, se non voglio parlare. Non è facile parlare, se non voglio parlare, non è facile parlare, se non voglio parlare, non è facile parlare, se non voglio parlare. Siamo tornati su www.radiobaiano.it. Cosa succede? Abbassa le cuffie se le tieni vicino ai miei. Ok, dovevo fare il casino del giorno. Credo che sia colpa mia comunque.
non fa niente. Siamo sempre con il Branco, siamo sempre più contenti di essere insieme. Siete anni differenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo appena ascoltato Via Buon Compagni, che è il primo video tratto dal vostro disco Non fate caso al sorriso. Salutiamo Sofia, che è sempre qui fuori. Io ancora non vi ho chiesto le vostre influenze musicali e non. Io quella spagnola, quella australiana tutto quest'inverno, sto malissimo. Chi lo dice? Musicali e non, quindi. Però io sta cazzata lo devo dire, quindi vai Franchi, parti tu. Parto io? Indipendentemente poi da quello che diventa, io ti dico proprio quelle mie pulsioni. Le mie pulsioni musicali vengono dal post-punk, hardcore. Ma se devo proprio dedicarmi alla musica, poi in realtà, avendo attenzione alle parole, tutto quello che è il cantautorato non musicale, da tutta la Big Generation, John Fante, Kerouac, no, quella storia là, un certo Emanuel Carnevali, così, dimenticato, bellissimo, basta. Questo fenomeno, quello. Le mie influenze musicali, noi ascoltiamo veramente di tutto. Rimasti male su questa cosa? Sì. L'avete presa male. Anche io la prendo malissimo sta domanda. Perché, cioè, no, perché è difficilissimo, cioè, c'ha ragione. Le influenze sono tantissime, tutta la musica. Magari scegliendo, sono molto legato all'Inghilterra, agli Oasis, ai Verve, ai Radiohead. Negli Stati Uniti è Nirvana prima di tutto, ai Rage Against the Machine, quella roba lì. E chitarristicamente cerco di succhiargli un po' di cose a tutti. E succhiargli la musica. È uscita malissimo. No, però cerca di fare cerca di no, di astrarre. E basta, questa è l'influenza. In Italia chiunque, fondamentalmente, davvero, da Guccini a Dalla agli After Hours. Mi aggancio un po' più a Nicola, perché amo tantissimo musica britannica, anche rock americano, Jack White su tutti, poi non so, Arctic Monkeys, Manetta, e la musica italiana, stampo After Hours, Verdena. Ah, Verdena, grande! È vero. Non ce li dimentichiamo. Non ci dimentichiamo i grandissimi. Sì. Ecco. Prima di ascoltare un altro brano, perché so che ne avete ancora uno da... o no? Però c'è di Verdena. Esatto, approcciato, dai. Va bene. Prima però ce lo giustifichi prima che... 40. Abbiamo preparato. È una cosa totalmente improvvisata che i ragazzi hanno deciso di regalarmi. Giusto? Vabbè, cos'altro? Sì. Io lo... regalo a Francesca, sì. Esatto. Però prima, quindi, mentre vi preparate, io vi domando... Il limite più grande per un musicista indipendente qual è? Un limite che può provenire sia dall'esterno che dall'interno. Il limite più grande. Le risorse. Soldi e tempo. Palo. Vero, cioè io, anche per me, soprattutto il tempo, perché i soldi in qualche modo potresti anche, no? Cioè, non è una cosa per forza di contesto, certo. Magari personalmente te la gestisci, ma il tempo. Cioè, la possibilità di dedicarti a questa cosa e non a fare miracoli per garantirtela, e poi qualcuno dice pure che è bel hobby, vaffanculo. Il successo di un musicista indipendente è di non essere più indipendente. Esattamente. Mi siete piaciuti. Quindi io mi allontano, perché mi devo allontanare. Ci siamo? Vai. Noi ci siamo. Ma champagne e sigarette la facciamo? Sì. Va bene. Asciugherai, giuro che farai,
sbagliato e parlano lingue tipo e pasto per due, parlami. Non importa come fai, giuro che poi non torneremo più. It's true. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Seven. Dio solo sa se questa città ha alberi, ti asciugherai, giuro che poi non torneremo più. Parlare meglio più chiacchiera, però tu cosa ne pensi? Vado fuori. Che meglio. Grazie, è stato eloquentissimo. grazie mille della tua simpatia. Allora, avete presentato, se non sbaglio, il 20 gennaio questo disco a Roma. Com'è stata quella serata? Devastante. Se voi come siete sul palco? E come siamo tutti i giorni? Belli. Siamo, come siamo tutti i giorni? Noi siamo coloratissimi e vestiti di nero. E è stata devastante, cioè c'erano tantissime, c'era il pienone. E è stato bellissimo, è stato, non lo so, emozionante, cioè è difficile dire una parola. Molto emozionante, sì. Noi sul palco siamo come ci vedi adesso, come stiamo la sera, come siamo di giorno, anche di giorno con altri abiti. Sì, io anche quando vado in piscina sto esattamente come dovrei stare sul palco, no? Felicemente scomodo. Felicemente scomodo. Vi è mai capitato qualcosa di strano ai live? Qualche episodio mistico? Ad esempio, proprio diciamo nella data che hai appena nominato, esatto. Diciamo, sono successe varie cose. Siamo saliti sul palco, al secondo pezzo si è svitata una zampa del mio timpano e mi è caduta su una gamba. E uno. E ho suonato metà canzone con quello sulla gamba. A Francesco sono caduti due sintetizzatori. Sempre lo stesso due volte. Sempre lo stesso due volte. A me la chitarra, l'acustica ha deciso di non funzionare. Non funzionava più. Però nonostante questo è stato... Cosa non succede? È stato un concerto. Esatto, cosa non succede? Qualsiasi cosa abbiamo visto. Soprattutto il dopo. Concerto no. È bello, insomma, ecco, bello andare ai concerti per fare anche quello che succede dopo nei concerti. E non so, tante cose non si possono nemmeno dire, insomma, è maleducazione, dai. No, a quest'ora poi è di domenica, no. Allora cambio argomento, facciamo così. Nonostante voi supportiate questa causa della libera interpretazione, però voi ai concerti, prima di suonare un brano, cercate di spiegarlo un minimo, oppure
temete magari che la spiegazione possa influenzare l'ascolto da parte dell'ascoltatore? Perché fra i miei ospiti c'è sempre questa diatriba, quindi domando a voi. Io personalmente no, non me ne frega niente, anzi se aggiungiamo cose lo vedo come il piacere di essere ancora più noi oltre il disco che te lo puoi ascoltare, quindi aggiungi solo coerenza a quello, non è mai la pretesa di dargli una spiegazione, comunque anche la spiegazione che diamo noi è nell'ottica di non darti una spiegazione, quindi se aggiungiamo parole è per piacere, però non è mai io non ho mai questo il problema degli altri, anzi ero lo facevo felicemente. Forse poi, più che la spiegazione è la presentazione, cioè, di qualche brano, cioè qualche brano necessita di una presentazione per creare un pochino quell'atmosfera, no? Magari la presentiamo i brani che hanno più bisogno di intimità, quindi si crea un momento di silenzio prima, perché pezzi come Canzone, come Aria, magari quelli acustici, anche dei Profondi, se sono un pochino più meditativi, ci sono dei pezzi invece in cui meniamo, cerchiamo di buttare giù il locale e che devi spiegarli, cioè ascolta. Ecco, magari in pezzi un pochino più tranquilli la spiegazione fa parte proprio del pezzo, ma io sono d'accordissimo con Francesco. Poi tanto chi ascolta la canzone la percepisce sempre un po' come la reinterpreta, la rielabora come preferisce. È giusto che sia. Puoi presentarla come pare, però sì. Magari aiuti a... Qual è invece il commento più bello che avete apprezzato e invece la critica che non avete digerito? Io ce l'ho. Vai. Io sono troppo forte. Tu sei troppo Io sono una batteria troppo forte. Esatto, è vero. Sì. Il commento più bello è stato: non assomigliate a nessuno. Quello sì. Gran complimento. Sì. E la critica più forte... La critica che non mi è piaciuta per niente. Avete bisogno di un bassista? No. Questa. C'è stata anche però questa. Però abbiamo vinto, non lo fanno sì. più. C'è stato all'inizio, visto che noi non abbiamo un bassista e facciamo della roba piuttosto tignosa, spinta, qualcuno ha detto: beh, regà, vi serve un bassista. Ma anche no. E infatti noi il bassista non ce l'abbiamo. E questa forse. D'accordo. Ma stanno bene da soli questi tre. Ma anche perché il bassista è Francesco? Non vorrei. Paradossalmente. Stanno bene da soli. Esatto. Invece, visto che in questo album ci sono dei pezzi più spinti e dei pezzi più meditativi, quanto è stato difficile scegliere i pezzi di questo disco? Ne è rimasto qualcuno fuori? Il triplo fuori, il doppio fuori. Sì. Quindi è stato difficile? Sì, è legato a quello che diciamo prima, come ricostruiamo, quindi noi ce ne abbiamo tanti. Poi scegli il momento. Perché no, il disco è dosato bene. È stato un pomeriggio a casa tra di noi. Il classico pomeriggio. Ieri è nata una canzone nuova, l'altra volta abbiamo scelto i pezzi. Ora queste cose ce le facciamo a casa, proprio comodi. Sì. Poche volte comodi in tre su un divano. Ieri chiaro. La nostra scomodità percepita. Una comodità relativa. Comodi su un divano letto. Però ci abbiamo messo un paio di pomeriggi, credo. Sì. Però curata, via. Sì, molto meglio scegliere tra tanti che arrivare con l'acqua alla gola e dire: oddio, il decimo pezzo non ce l'ho. Questo sì. Giusto. Io se voi siete d'accordo, io mi prenderei un'altra pausa. Facciamo ascoltare altro brano ai nostri radioascoltatori. Quindi vi facciamo ascoltare Auguri, ne abbiamo parlato anche prima. Torniamo fra poco con il branco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Che lamentarsi precede un processo di pentimento. E chi chiede scusa poi sta ogni giorno più attento a non rifare l'errore, a non ripetere quelle parole. Argomento di distrazione, di poca considerazione e abbassamento del livello d'amore. Vomita parole perché dentro si tiene il resto.
sonno perduto sono solo un pretesto. Il giorno del tuo compleanno, il fiocco del regalo che hai comprato, a chi pensa che sei invecchiato, che ti sei esaltato nel vederti passare di corsa allo specchio. Salvala tu questa gente malata che pensa solo al tuo fatto. Guidalo tu questo figlio appeso che non vuole rifarsi il letto. Sai che mio nonno ti crede insieme a quella di prima, ed anch'io faccio ancora fatica a mettere in fila le tue pene d'amore, i tuoi calci di rigore, le tue ore di lavoro, i tuoi luoghi di ristoro, i tuoi pasti saltati, i tuoi soldi sprecati, la tua finta pazienza, il tuo stare mai senza egocentricità, che ti sveglio a metà, i tuoi posti al sole, la santità delle parole, tutto ciò che è restato, tutto ciò che è cambiato. Siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme a Il Branco. Abbiamo appena ascoltato Auguri, tratta dal loro disco Non fate caso al sorriso. Purtroppo siamo alle battute finali di questa intervista. Io veramente li terrei qua per un mese, due, li faccio dormire qui in radio. Volentieri. Però purtroppo ci dispiace anche a noi che sia finito. Ci dispiace. Quindi, prima delle domande di rito, ho una domanda particolare per voi. Se Il Branco fosse un colore, che colore sarebbe? Rosa shock. Dai, sì, cioè ce n'è solo uno di colore. Rosa shock. Nero con i riflessi di tutto il mondo. Sì. Ecco, dopo questa bello, risposta bello. Possiamo passare alle domande di rito. Quindi contatti social, dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare il disco e prossime date live. Ma allora, ovviamente ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook, dove siamo molto molto attivi, Facebook, Instagram, soprattutto altre cose non ce le filiamo tanto. Altre cose Twitter che vi frega, Twitter ci pensa tanto, soprattutto qui. Poi il disco invece lo possiamo sentire su iTunes, Spotify, Spotify, Google Play, sì. Chi più ne ha più ne metta, sì. E ovviamente ai nostri concerti che ci fa sempre vivo, più piacere magari donarvelo. E poi niente, prossime date, siamo stasera a Napoli, siamo al Chestè di Napoli, e poi ci facciamo un giretto tra Umbria, Lazio, abbiamo una data anche in Toscana, e soprattutto diciamo il 20 siamo a Terni, il 20 aprile, e il 21 a Rieti, al De Pero. E poi ovviamente tutto in aggiornamento, in divenire, sì, e se andate sulla pagina Facebook anzi se andate sulla pagina Facebook ci dai anche una mano, finiamo di scorrere la copertina che ha scritto anche LDM 29 e 29 anche in aggiornamento, okay. Punto. E poi scritto non fate caso alle prossime date, perfetto, sì, in grazie. Aggiornamento se volete dateci una mano, fate, su questo miglioreremo, sì, infatti. Andatela ad ascoltare, amici napoletani, stasera al Chestè. Saluto anche Andrea che ci supporta sempre. Ciao Andrea. Purtroppo la nostra intervista è finita, ragazzi, mi dispiace. Però devo ricordare che la puntata che è andata in diretta oggi è stata registrata, quindi sarà disponibile domani sul nostro canale YouTube, nella playlist Indifferenti, e anche i video che abbiamo fatto, i video live, saranno postati fra domani e dopodomani sul nostro canale YouTube, nella playlist live a Radio Baiano. Oh, con grazie. Indifferenti ci ritroviamo martedì prossimo, saremo insieme agli Iro, quindi vi faccio conoscere questo nuovo gruppo napoletano. Grazie al Branco per essere stati grazie. Con me, grazie è a te, stato un onore e un piacere per noi. Ciao.
Ciao ciao.